Benvenuti, io sono Andrea Mastrovito e sono l'autore di quest'opera, Il lungo addio, realizzata appositamente per la mostra Il dono sulla vita e la morte qui a Palazzo della Ragione a Bergamo. La mostra rimarrà aperta fino a inizio primavera e speriamo di poter avere il tempo e l'opportunità di venire qui in Città Alta a vederla. Riguardo l'opera, è stata realizzata con una tecnica molto semplice. Si tratta di matita litografica, quindi una matita molto grassa, su righelli colorati, righelli di bambini, ed è quindi retroilluminata. Diventa una sorta di vetrata che misura lo spazio, uno spazio allegorico, e appunto la questione della misura oggi è diventata fondante, fondamentale, il distanziamento, 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 metri, la distanza di una persona dall'altra. Questo lavoro è largo come una persona, è alto come una persona circa, e cerca di misurare la distanza tra l'uomo, il divino e la natura stessa. Difatti, qua vedete sulla sinistra, in questo pannello, c'è questa figura, il Cristo, che è quasi connaturato all'albero, e quindi raffigura il Cristo, la divinità, il sacro, l'umano, che ovviamente è la forma umana che prende il Cristo, poi connaturata all'uomo, al mondo e alla natura. Dall'altro lato, quindi qua rappresentiamo una sorta di vita, dall'altro lato c'è la morte, raffigurata con questo bollino nero sul volto del taglialegna, e ovviamente in nero, come ad esempio veniva raffigurato Giuda tanti secoli fa. E questo perché mi è venuto in mente questo bollo nero? Quando sono venuto qua tempo fa, ho riguardato un pochino tutto lo spazio e mi sono reso conto della bellezza di tutti questi affreschi strappati, incorniciati. E ho pensato di realizzare qualcosa che si collegasse anche alle storie del sacro. E al contempo questo dittico fa da contraltare, diciamo, al dittico dell'abside di destra e centrale della chiesa di San Giovanni XXIII, dell'ospedale, chiesa che ho realizzato, dittico, queste absidi che ho realizzato anni fa, e che vedono un po' sulla destra trovate questo cuore nero della Madonna e poi questo Cristo centrale in trionfo. Qui invece abbiamo questo cuore nero che rappresenta in realtà tutto il nero del mondo, questo buco nero in cui ci stiamo quasi addentrando in questo momento, che non è possibile misurare. Infatti, se voi guardate in quel punto esattamente, il nero non permette la lettura dei righelli in nessuna maniera. E dall'altro c'è il dono totale del Cristo che si è lasciato amputare le braccia, un po' come il Johnny di Johnny prese il fucile, ma soprattutto questa idea mi è venuta ripensando al crocifisso di Longuelo, della chiesa di Longuelo.